Radio Radicale, siamo con l'onorevole Pietro Pittalis, vicepresidente della Commissione Giustizia, per parlare delle parole del Presidente della Repubblica sui suicidi in carcere. Allora, sono delle parole importanti che confermano, diciamo, l'impegno del Presidente della Repubblica sulla situazione dei detenuti. Allora, in che misura lei è preoccupato su questo? Perché ho visto che, insomma, alcune vicende all'interno delle carceri stanno suscitando parecchio scalpore, tipo i pestaggi nelle carceri. Ma intanto noi ribadiamo sempre la nostra posizione garantista. No, il carcere deve rappresentare l'estrema ratio, quindi noi siamo per le misure alternative al carcere. Il carcere deve essere solo il luogo per l'esecuzione di pene per delitti gravi e dunque su questo penso che occorra intensificare il lavoro in Parlamento per limitare al massimo l'uso che spesso nel passato si è fatto anche in maniera disinvolta della misura custodiale in carcere. Detto questo, oggi noi abbiamo anche l'opportunità, grazie ad una proposta di legge dell'onorevole Roberto Giachetti, di poter intervenire per cercare di limitare attraverso un adeguamento anche dei termini per coloro che devono espiare ultimi mesi di permanenza in carcere per poter creare le condizioni di una loro liberazione anticipata a condizione che abbiano svolto quella sorta di necessario percorso rieducativo e di recupero dei valori che sono necessari per essere e per tornare nella comunità. Mi pare che sia una buona occasione che noi intendiamo portare fino in fondo in collaborazione appunto con quelle forze politiche che ritengono sia venuto il momento anche di mettere mano al sistema dell'ordinamento penitenziario che è dal nostro punto di vista datato e che deve tornare a considerare anche e soprattutto la dignità delle persone che sono in carcere. Allora, sui pestaggi che tipo di ragionamento andrebbe fatto? Perché questa situazione di disagio viene mostrata anche attraverso questi filmati di quello che succede all'interno delle carceri. L'ultimo nell'ordine di tempo è stato quello di Foggia. Allora, pensa che questi pestaggi siano proprio il preludio a situazioni ancora più drammatiche che purtroppo abbiamo visto dall'inizio dell'anno ad oggi? Ma io intanto non generalizzerei, sono episodi isolati, gravi, che vanno condannati senza se e senza ma, e penso che debbano essere individuati i responsabili, ma stiamo attenti a non criminalizzare un'intera categoria che svolge al meglio il ruolo, che non è solo quello di tutela, di custodia, ma anche con un ruolo di supporto per cercare di far sentire il detenuto in un ambiente che possa consentirgli un domani di poter tornare in libertà con anche le condizioni ottimali per una risocializzazione. E mi pare che questa ottica anche di custodia dinamica, nuova, che si sta facendo strada nell'ordinamento penitenziario va agevolata e supportata e dunque mi pare che la Polizia Penitenziaria possa e debba usufruire di strumenti adeguati per migliorare anche le loro condizioni all'interno delle strutture carcerarie. Ecco, stiamo attenti però a non fare di tutta un'erba un fascio e di generalizzare rispetto ad episodi che sono limitatissimi,
ma non per questo, ripeto, devono essere dal mio punto di vista condannati. Ultima questione, sarebbe favorevole a una proposta di legge che tra l'altro è stata depositata per rendere obbligatoria l'autopsia per chi muore in carcere, che viene considerata ancora facoltativa come ipotesi nel caso di un decesso che lascia aperti parecchi dubbi? Io sono perché ci sia la massima trasparenza e perché anche situazioni di decessi che si verificano in situazioni che sono tutte da chiarire si possa far uso e ricorrere a tutti gli strumenti, compresa anche la perizia appunto da parte dei medici legali per accertarne le cause. Mi pare che sia venuto il momento per rendere ancora più trasparente anche tutto ciò che si muove intorno ad un ambiente come quello appunto della carcere. Bene, la ringrazio, ringrazio il vicepresidente della Commissione Giustizia della Camera, l'onorevole Pittalis di Forza Italia. Grazie. Grazie, grazie a voi di Radio Radicale.